E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video su Black Ops 4, in cui, come potete vedere, andremo a giocare con Ruin, operatore specialista, scusate, che era già presente in Black Ops 3 e di cui adesso andremo a vedere le abilità. Come equipaggiamento speciale abbiamo il rampino, che è essenzialmente appunto una pistola da rampino che possiamo sparare sulle pareti non troppo lontane e che appunto ci fa avvicinare velocemente a queste pareti. Mentre utilizziamo il rampino possiamo sparare ma senza mirare. L'arma è il solito schianto gravitazionale, quindi diciamo per chi ci segue su Destiny il pugno della distruzione che appunto fa un pugno per terra che ammazza tutta la gente che sta intorno. Ma adesso andiamo subito a vedere come ce la caviamo in partita. Ok, partiamo subito con il nostro Ruin. Innanzitutto voglio dirvi che questo rampino è molto molto utile in Black Ops 4 perché non essendoci il salto doppio che possiamo fare, il salto potenziato, è l'unico modo che abbiamo per aumentare un pochino la mobilità. La cosa appunto un po' scomoda è il fatto che non possiamo mirare mentre spariamo, mentre spariamo appunto al rampino, mentre andiamo con il rampino. Quindi diciamo che ecco insomma. Dobbiamo semplicemente cercare di andare più sul sicuro. Molto utile ovviamente per spostamenti rapidi questo rampino. Appunto, considerando che aumenta la mobilità, ci sta anche. Ovviamente dobbiamo essere abbastanza rapidi ad utilizzarlo perché altrimenti ci sparano vabbè. Bisogna anche riuscire, se vogliamo fare una cosa del genere, cioè quella che ho provato a fare io, ovvero sparare il rampino e uccidere mentre andiamo con il rampino, dobbiamo andare proprio dritti per dritti con il rampino, altrimenti. Ok, scherzavo. Altrimenti, dicevo, non possiamo spostare più di tanto la mira, quindi diventa un po' fastidioso. Ajax neutralizzato. Poi, se vogliamo fare spostamenti rapidi anche in verticale, è molto molto comodo. Conviene magari utilizzare questo rampino fondamentalmente se magari avete un'arma dalle corte distanze, come può essere una mitraglietta, e siete in uno spazio particolarmente lungo e non volete rischiarla. No, questo l'ho fatto col Tomahawk così volando. Dicevo, se siete in un'area particolarmente larga e non volete rischiarvela, magari per andare velocemente in uno spazio chiuso, comunque per cercare di proteggervi. Devo dire ragazzi che il Ruin è sempre una conferma, anche in Black Ops 3 è sempre stato un buon specialista. Madonna, non l'ho minimamente visto questo. No, volevo fare corpo a corpo, che stupido, c'ho anche la secondaria, me lo dimentico sempre. Dicevo, sempre un buon specialista perché comunque è diciamo l'operatore emblematico di Black Ops. No, non è morto? Come non è morto? Ho paura, aiuto. Ecco, poi se volete scappare da situazioni un po' scomode come questa, per esempio, il rampino è molto comodo. Ok, l'ho fatta una. Speravo di più. No, ho sbagliato, volevo fare un'altra cosa, ma vabbè. In generale, comunque, lo schianto, come anche il pugno alla distruzione in Destiny, non sono delle abilità che mi piacciono particolarmente. E non so per quale motivo non sto più facendo kill. Dicevo, non sono delle abilità che mi piacciono particolarmente perché comunque richiedono di trovare parecchi nemici tutti insieme, il che è abbastanza difficile. Ok, è finita rapidamente sta partita. Non ho giocato chissà quanto bene, ragazzi. Ho fatto 1,8 di rateo e 13 kill. Quindi, diciamo, non una partita spettacolare. Dicevo, lo schianto non è proprio un'abilità che mi piace particolarmente perché comunque ha un richiede di trovare parecchi giocatori insieme, di ucciderli tutti insieme. Quindi non è proprio facile fare delle belle kill o anche tante kill semplicemente con un'abilità simile. Comunque sì, andiamo sempre sul sicuro perché se siamo in difficoltà possiamo sempre fare lo schianto e la kill, ce la portiamo a casa. Però insomma, comunque, ecco, non è un'abilità che mi piace particolarmente, al contrario del rampino che invece è molto molto utile. Quindi ragazzi, questo era il Ruin. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook con ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul. E la tua luce è mia.